gli affari, insomma, se... Male. Perché? Ci hanno chiusi. Noi di via Oberdan abbiamo patito tutti. Siamo stati trattati come commercianti di segni. Ci hanno lasciato aperto quando c'era l'afflusso maggiore e ci hanno chiuso quando praticamente venivano su giusto i perugini, perché quell'altro quasi se ne erano andati tutti. Quindi io non so, a questo punto la vedo anche come una specie di cattiveria, perché noi siamo veramente molto molto arrabbiati. Poi a me personalmente mi è successa una cosa che ormai la dico in maniera anche come un aneddoto, ok, chiamiamola così, che praticamente la vigilessa rispondeva a una signora che voleva accedere alla strada: ma che vuole che ci sia, signora, su questa strada? Giusto qualche vetrina. E allora, sabato fortunatamente ci sono stati i nostri, gli dico la verità, parecchi, e anche insomma, diciamo, buoni elementi da fuori. La domenica la gente proprio, cioè, io purtroppo non posso dirgli una cosa buona. Dai, ciao, giusto. Forse i negozi dei vestiti, così sì. No, ma in cibo è andato bene tutto, penso. Anche i bar, così. E male, perché ci hanno chiuso la strada dalle 15 alle 18, quindi il vuoto totale c'è stato. Abbiamo aperto un sacco di vendite, tutti arrabbiatissimi. Non è successo niente, perché dice che non si poteva fare niente, era una questione che veniva dall'ordine da alto. E quindi noi ci siamo lamentati, però senza potere, ecco. E non è giusto per noi che dobbiamo tornare a casa, che la macchina due giorni non l'abbiamo potuta spostare. E perché poi non ti fanno passare. Esatto. Cioè, io abito proprio vicino al Torreno, cioè il punto clou dove passo, ma io non sono potuta uscire. Mio marito l'ha dovuta lasciare in Piazza Italia e poi l'ha dovuta andare a togliere, perché sennò facevo la multa. Ci siamo ritrovati che alcuni clienti volevano venire a mangiare da me e purtroppo non potevano venire a mangiare, perché signorini vigili, finanza e protezione civile addirittura si erano messi lì tutti belli impettiti e non facevano passare la gente. Devo andare via di corsa, è tardissimo, comunque sono 24 anni che c'è e mi sta bene. Euro Chocolate è una manifestazione interessante se fosse stata gestita con un po' più di accortezza per quanto riguarda il traffico pedonale e la circolazione sempre pedonale nel centro storico. Molti negozi sono stati penalizzati, secondo me, da una eccessiva paura dell'affollamento, che ha comportato la chiusura delle strade del centro come via Oberdan in alcuni momenti senza alcun motivo. Altrimenti abbiamo riscontrato un notevole afflusso di persone anche interessate non soltanto all'acquisto ma anche alla visita della città e alle sue bellezze. E io penso che gira tutto intorno all'organizzazione, organizzarsi meglio per non creare problemi a dei commercianti che si sono trovati con le strade chiuse, gente che non passava o che girava dall'altra parte, quindi è un flusso di gente che non si vedevano. Poi dipende sempre uno come la prende. Io, insomma, è un evento, quindi per me tutti questi eventi sono importanti. Io ne farei altri 100.000 di eventi.